Spedizione punitiva ai danni di un 61enne a Salve, 4 gli arresti. Lo scorso 3 dicembre 4 malviventi hanno attirato la vittima portandola in un luogo appartato del paese. Dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tricase a seguito di una prima denuncia dell'anziano, l'episodio sembrava avere tutti i connotati di una rapina. I 4 malfattori avevano infatti tentato di rubare all'uomo dei soldi e il cellulare, ma la vicenda è giunta ad una svolta il 5 dicembre quando la vittima, accompagnata dagli stessi aggressori, si è presentata in caserma pretendendo di ritirare la denuncia esposta. L'attività dei militari, insospettiti dall'insolita richiesta, ha permesso di svelare la realtà che si celava dietro l'episodio di violenza. Sebbene infatti tutto lasciasse pensare ad un tentato furto, si trattava di una vera e propria spedizione punitiva. All'origine dei rancori, le presunte violenze che il 61enne avrebbe rivolto alla ex compagna, nonché zia di uno degli aggressori. Ancora infuocate le notti salentine, a Copertino un capannone agricolo è stato distrutto dalle fiamme. Una nottata per niente tranquilla, quella trascorsa dal titolare dell'azienda agricola Carparelli alle porte del paese. A svegliarlo nella serata di ieri la chiamata dell'istituto di vigilanza Velialpol. Il fabbricato, grande circa 3.000 metri quadrati, era stato divorato dalle fiamme. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo, ma la struttura risulta interamente bruciata. All'interno vi era inoltre un contenitore di carburante che ha accelerato il divampare delle fiamme. Secondo i primi rilievi effettuati dai pompieri e dai carabinieri giunti sul posto, l'origine dell'incendio sarebbe stata accidentale, probabilmente un cortocircuito. Parole incatenate, il nuovo spettacolo di Claudia Pandolfi di scena al Teatro Paisiello di Lecce. L'attrice romana ha incontrato nel pomeriggio di ieri i giornalisti salentini prima di salire sul palcoscenico con il secondo appuntamento della stagione di prosa. Il teatro mi mancava tanto, ha spiegato timida ma al tempo stesso raggiante davanti al pubblico della libreria Feltrinelli in via Templari, che l'ha accolta poche ore dalla sua performance. Archiviata, si spera, la sconfitta casalinga contro il Perugia di domenica pomeriggio, che ha quasi del tutto compromesso le speranze leccesi di una promozione diretta, il Lecce deve rituffarsi per forza di cose sul campionato. La prossima giornata porrà i giallorossi di fronte al Barletta, altra unica compagine pugliese presente nel girone. Ieri pomeriggio intanto sono ripresi gli allenamenti al comunale di Squinzano. La buona notizia riguarda Sacillotto, il centrocampista brasiliano assente dai campi di gioco da inizio novembre, è tornato ad allenarsi con il gruppo. La lista degli indisponibili ora è composta da Martinez e Bellazzini, ancora infortunati ma sulla via della guarigione, Papini e D'Ambrosio, entrambi squalificati. Al Puttilli di Barletta arbitrerà Serra di Torino. Per oggi intanto in programma una doppia seduta di allenamento, si parte al mattino con tutti gli effettivi di Lerda che si ritroveranno al Via del Mare.